Oggi per pranzo risotto con gli spinaci. Iniziamo con il lavare e pulire gli spinaci, che cuoceremo a vapore. Io uso la pentola per la pasta dove metto pochissima acqua, la porto a bollore, non metto sale e sul fondo vedete non c'è acqua. Qui metterò gli spinaci, la coprirò con il coperchio e gli spinaci saranno fatti al vapore. L'acqua che mi resterà di cottura la userò per fare il risotto. Ecco qua, l'acqua bolle e io metterò gli spinaci. Li copro con il coperchio e buona cottura. Intanto in una casseruola ho preparato un trito di cipolla con del burro. Io metto del burro, ma si può mettere anche l'olio. Penso però che con gli spinaci il burro levi meglio. Lo accendiamo, facciamo sciogliere il burro e soffriggere un pochino la cipolla. Sono cotti. Spengiamo il fornello. Li metto a scolare. Ora ne prenderò una quantità e li triterò al coltello. Ecco, userò circa 200 grammi di spinaci cotti che piano piano triterò e poi verserò nella pentola con il burro e la cipolla. La cipolla è pronta, gli spinaci anche, quindi verserò gli spinaci nel pentolino. Li facciamo insaporire con la cipolla. Io non metto tanto sale in questa ricetta perché poi metterò anche del formaggio e anche gli spinaci già hanno di per sé la loro sapidità. Quindi aggiungerò un po' di sale all'acqua che userò per cuocere il risotto. Poco adesso, poi casomai lo aggiustiamo dopo. Verso il riso per 4 persone 320 grammi e per qualche minutino lo faccio andare solo così, con gli spinaci diciamo asciutti, in modo che il riso tosti un pochino e prenda bene bene il sapore dello spinacio. A questo punto iniziamo a aggiungere l'acqua di cottura. Gradatamente la riaggiungerò quando quest'acqua sarà assorbita completamente dal riso. Il riso è cotto, spengiamo e a questo punto lo manteco con un po' di gorgonzola o anche del Rochefort. Facciamo sciogliere per benino il formaggio. Ecco qua. E poi metteremo anche 2 cucchiai di parmigiano. E continueremo a mantecare. Il risotto è pronto e a questo punto possiamo servirlo. Eccolo qua il nostro risotto e se vogliamo a questo punto mettiamo un po' di parmigiano sopra e buon appetito!